cresce l'allarme schiuma nel mare di San Leone, nell'ultimo caso avvistata nelle vicinanze della spiaggia dello stabilimento della pubblica sicurezza. Come succede spesso da alcuni anni a questa parte, la presenza di schiuma allontana gli amanti del mare dalle spiagge salleonine. La zona maggiormente interessata da questo tipo di fenomeno è quella che parte dalla spiaggetta del Ragno d'Oro fino alla prima spiaggia Mare Nostrum. Lo spettacolo offerto alle centinaia di bagnanti che affollavano l'arenile è stato ancora una volta sconcertante. Io in questi giorni ho notato delle cazze enormi, praticamente che vengono, io ingenuamente pure profano, che vengono da questo steccato che c'è qua sulla pubblica sicurezza. Hanno un troppo pieno loro che scarica direttamente a mare. E i politici oppure tutti quelli che sono competenti chiudono gli occhi. Ieri o l'altro ieri c'è stata una chiazza praticamente enorme, hanno inquinato quasi tutto il mare di San Leone. Io non so a chi mi devo rivolgere. Intanto c'è attesa per l'esito delle analisi sui campioni di acqua prelevati nei giorni scorsi dal consulente incaricato dalla Procura della Repubblica di Agrigento, che sul problema mare ha aperto un'inchiesta. Dai primi accertamenti alcuni tratti di mare sarebbero pericolosamente compromessi da scarichi fognari.